tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bobo Fitzgerald, ma voi potete chiamarmi Fitz. Oggi giocheremo alla demo di FIFA 20, un gioco vecchio che avevo scaricato, ma poi lo cancellai, riscaricandolo dopo. Speriamo che vi piaccia FIFA 20 a livello di gameplay, dato che è quello che conta nelle demo, o sbaglio? Tra le squadre disponibili da scegliere, se non sbaglio, c'è il Real Madrid. Se non sbaglio. Spero che ci sia. C'era sicuramente anche il PSG. Ma ormai possiamo semplicemente goderci questo gioco più di ogni altra cosa al mondo. Saltiamo a queste cavolate, perché tanto le sappiamo. Avanti, non acquisterò FIFA 20 ovviamente. Personalizzo. Fa niente. Allora, calcio d'inizio non sarà Volta Football, bensì appunto calcio d'inizio. Si può giocare solo la UEFA Champions League e solo la fase a gironi. Questo me lo ricordavo. Allora, non so quale scegliere. Ok, Real Madrid, Liverpool. Questo Real Madrid era una squadra molto forte. Qui, sviluppate. Useremo Hazard, Benzema, inizio di giugno, quando era proprio giovanissimo. Addirittura c'era anche James Rodriguez, infatti giocherà lui al posto di quel pippone di Vinicius, perché Vinicius ai tempi era veramente scarso. C'è anche Bale, Brian Diaz. A sto punto mi consenta, ma prendo Bale. È certo che prendo Bale. Ho tanto materiale, tanti giocatori posso prendere. Speriamo che a livello di gioco sia bello, così me lo posso tenere. Non me le posso permettere. Petronico, i senatori, non me le posso permettere. Hazard. Con il sinistro. Tiro particolare. Bene. Sono emozionato. It truly is a special play. Scusate, ma voglio togliere assolutamente la telecronaca, che già in italiano in generale tolgo. Figuriamoci in inglese. Televisiva ovviamente metteremo. Telecronaca, effetti stadio 1, come al solito. Ok, la squadra è veramente forte, dobbiamo vedere anche il livello di gameplay se è bello il gioco. Palla per Gareth Bale. Gareth Bale la gira per Hazard. Veronica, e poi viene fermato da il giocatore del Liverpool. Salah. Marcelo lo sfida. Salah. Firmino. Henderson. Carvajal. Modric. La gira verso Karim de Dream Benzema. Karim la prende. Ha cercato anche di beccare Bale quando era in velocità, ma non ce l'ha fatta. Bale invece la recupera. Palla per Bale, può correre, ma non è così veloce come i vecchi tempi. Palla per Gareth. Mannaggia. Mané. Molto in difficoltà. Al volo Bale, la mette al centro. Ci può arrivare di testa qualcuno. Solo che non ci arriva, infatti è per quello che ho detto ci può arrivare. Intanto Marcelo con il sinistro, Hazard, attenzione al campione. Fa la messa al centro, attenzione Alisson. Sadio Mane. Sadio Mane fermato da Dani Carvajal. Giro palla, di tacco, palla per Casemiro, era Casemiro, non lo so. Sì, era Casemiro. Alisson, stacco di testa di Sergio Ramos, Fabinho, Salah, Firmino,
Henderson. Salah. Firmino. Palla per Benzema. Provato a fare un tunnel, ma è stato fermato da Matip, se non sbaglio, non so se ho visto. Gioco niente male. Diciamo che quello che ha fatto avvicinare FIFA, allora è l'ultimo dei FIFA vecchi sul gameplay, che si vede comunque che siamo degli anni fa. Attenzione, palla fantastica fornita da Bale. Benzema non si sa che cosa abbia combinato. Gameplay si comincia, però si vede il cambiamento, no? A FIFA 21 là si sono cominciati i giochi con il gameplay proprio nuovo, più fluido. Però ancora c'è da migliorare sui lanci. Vedete questi lanci tesi classici dei giochi prima di FIFA 21? Quelli devono essere migliorati. Che su questo stavano invece. Salah. E anche la mette al centro. Fanno girare un po' la palla. Ora sì che viene messa al centro, ma il Real Madrid la spazza. Benzema non arriva di testa. Strano, di solito è una delle sue caratteristiche più pericolose. Ottimo recupero del Real. Bale. La gira per Carvajal. Carvajal corre molto veloce, cross basso, può essere pericoloso, no, perché ci arriva Matip che la butta anche via. Manco, ma scusa, ma io non ho battuto, ma scherziamo? Ma io non avevo battuto. Grande recupero di Dani Carvajal. No, Benzema. Benzema non rende. La carta di Benzema non rende non rende omaggio alla vera, a quanto è forte nella realtà. Un po' come la carta di De Bruyne. Sergio Ramos. Si gira. Con il destro, palla buona per Bale. Bale! Bale! Protezione! Assegna l'uomo più atteso, appena arrivato, Eden Hazard! 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 Col splendido, vabbè non è tanto splendido, con il sinistro Hazard! Regala il vantaggio al Real De Madrid. Fine primo tempo, Real in vantaggio. Allora, voglio aggiungere tanta frizzantinità, tanta corsa che è mancata un po' questo. Vabbè, no, sti cavoli, mettiamo James, però al posto di Casemiro, e al posto di Casemiro andrà anche Toni Kroos. Toni Kroos al posto di Casemiro. Pistoni di Detroit fa ridere e rimanda un film. Non lo diciamo quella frase. Vinicius Junior ci darebbe molta velocità e molta schifosaggine soprattutto. Mettiamolo là, merdone. Scheriamo. Allora, Hazard lo mettiamo là e rimando film PH. Allora, bene. Vai, Papen. Fabinho. Van Dijk. Grande recupero. Palla per Vinicius Junior. Dà molta frizzantinità e velocità a Vinicius Junior. E viene però fermato da un altro giovane, Alexander Arnold. Palla messa al centro, non ci arriva di nuovo Bale. Strano. Mané prova a mantenerlo in campo, ma non ci riesce. Il Liverpool sta molto pasticciando in questa partita. Palla allontanata. Palla per James. James ha provato anche il tiro a giro, solo che non ha trovato il tempo, lo spazio. Ottimo recupero.
Benzema. Ma dai. Ci sono cose come questa che fanno perdere la testa. Vabbè. Rientro sul destro, Gareth Bale. E niente, ho perso troppo tempo. No, mannaggia. No, Vinicius, perché là? Io l'ho indicata ad Hazard. Oh, ottimo, poteva essere un ottimo recupero. Benzema sta giocando male comunque. Cioè, si vede tanto l'impegno, sì, il pico della Mirandola, però non è proprio, non è frizzantino come fa. Come al solito! Oh, palla strepitosa! Oh my gosh! Bale sta giocando bene secondo me, non proprio al massimo, però comunque ci sta, ci sta. E di centrali Vinicius, che è un passaggio un po' mediocre. Stacco di testa di Carvajal. Con il destro Bale per Marcelo. Se la sposta sul sinistro. La butta alta, Benzema. Palla che ritorna nel possesso del Liverpool. Henderson. Palla per Henderson. Vinicius va nell'uno contro uno con Alexander Arnold. Si gira e serve Benzema. Benzema, in quella situazione può essere pericoloso. Benzema, vede qualcun altro! Attenzione! Retropassaggio! No, ma perché non ha tirato di prima? Io ho tirato di prima. E non ho parole veramente, proprio deve essere un'azione pericolosissima. Arriva in corsa Courtois. Courtois, no, Courtois è scivolata, non riesce a fare niente. Fabinho, Fabinho! Palla salvata sulla linea! Courtois la mette giù con eleganza. E poi vede anche Benzema. Matip deve per forza retropassare al portiere, anzi no, può appunto andare un po' più in avanti. Salah, giro palla splendido del Liverpool. Attenzione, Fabinho. La gira Modric! No, no, no! Bale ci ha provato! Oddio, palla lontana. Alexander Arnold. Tacco, Benzema. Di tacco anche Bale e poi ha provato ad andare in velocità Carvajal, ma non ha trovato Carvajal, ma non ha trovato la velocità che gli serviva. Stavolta invece sì. Palla per Sergio Ramos, buttata in avanti. Fabinho, Salah. E finisce qui. Una bella partita, una bella vittoria, una bella partita, una bella vittoria. Evviva, evviva, evviva. Una bella partita, una bella vittoria, veramente, però. Cioè, non scherziamo. È stata una bella partita, ma non è proprio un Real Madrid spaziale, questo qua. Era un bel Real Madrid sulla carta, però. Sulla carta. Calcoliamo che Hazard non fece niente e manco James Rodriguez. Comunque, però, secondo me si dovrebbe fare un'altra cosa. Allora, Borussia Dortmund sarebbe una buona scelta perché c'è Haaland. Paris Saint-Germain sarebbe una buona scelta. Paris Saint-Germain. PSG. Anzi, non Paris Saint-Germain, PSG. PSG. E comunque andremo lo stesso contro Haaland, che sarà la punta titolare di quei carrettini là. Allora, Pio. Di Maria. Una città spacciera in realtà. Si chiama Pistoni di Detroit per quello. Allora vabbè, lasciamo perdere, non facciamo i cretini. Allora io farei così. Metterei Draxler. Araxler. Ax.
Era le... Così farei, ecco. Mettendo però Neymar ala e Draxler trequartista. Poi Mbappé, Cavani, no, mettiamo Gana Gueye. Ok, buona squadra, buon equipo. Allora, Mbappé sarà strabiliante, vabbè, anche adesso è strabiliante su FIFA. Proviamo il tiro di esterno, godo, è quello che ci serviva. Allora, Mbappé, Verratti di esterno direttamente a cercare Di Maria, che però viene contenuto. Schulz, Royce, Marco Royce, pressato da Cavani, recupera palla il PSG, Marquinhos, la butta di potenza da Areola, la gira verso Neymar, che con qualità controlla e gestisce palla. Mamma mia, Neymar se ne va in velocità e poi la mette al centro per... prova a metterla al centro per Mbappé, che non riesce appunto ad arrivarci. Sancho. Gana Gueye. Bella giocata. Bello, e ha provato una giocata particolare, ma non gli è riuscito. Alcacer. Ma non abbiamo Haaland allora? Ancora non c'era, mi sa. Eh sì, ancora non c'era. Stava al Salisburgo, mi sa. Marquinhos perde palla banalmente. Ottimo recupero di Draxler. Lo vede, lo serve. Palla per Mbappé, una velocità incredibile. Mbappé, Lottin. Finisce fuori. Si mangia un gol, Mbappé Lottin. Ha provato un pallonetto un po' strano, ad effetto magari, però un'azione veramente molto pericolosita. Oddio, fuori gioco, meno male. Scucchiaia male. Thiago Silva, sì, Paco Alcacer. Palla per Mbappé, sponda. E doveva contare molto sulla velocità di Neymar, che non è stata tra le migliori, diciamo. Ha fatto velocità migliori Neymar. Lo recupera Neymar Junior. Giocata ottima. Maestro Kimpembe va a completare l'opera. Maestro Kimpembe. Ghana. Mannaggia. Questo Borussia gioca bene. Maestro Kimpembe. Mamma mia. Keep it, pallone rischiosissimo, attenzione. Royce. Scherzando. Palla per Mbappé. Mbappellottin. Attenzione, palla per Areola. Quel tocco in più di Sancho ha rovinato tutto. Witzel, come al solito, dirige il gioco, ma non è una novità. Poteva essere un ottimo pallone per Cavani. Paco Alcacer.
Cavani, primo tocco di questa partita per lui, oppure uno dei primi. Gioca bene con la palla e poi vede Di Maria. Di Maria, attenzione, Di Maria. Di Maria. No, Cavani. Povero Cassano, ha perduto la Cassania. Vissero la partita, sta per finire. Zero titoli. Zero titoli. Zero spaccato. Porca porca di quella miseria. Oddio, dobbiamo assolutamente recuperare perché veramente sono... Stacco di testa di Neymar. Palla per Mbappellotti. Oh mamma mia, Cavani, grande giocata di Cavani. Grande stacco di testa di Ghana. Palla per Neymar. Neymar scatta sulla fascia. Neymar, grande giocata, poi la mette al centro. Ci si aspettava un po' di più e infatti il Dortmund riparte. Marco Reus, Pago Alcacer, libero là e mamma mia, maestro Reus. No, perché si affidano a Dario là? Mamma mia! Questo era proprio bello di balista, cioè per il gesto tecnico, questo gol, anche se era a porta vuota. Però non è entrato, quindi meglio. Mi è piaciuta proprio la tecnica di come ha tirato. Bello! Questo mi è piaciuto. Mamma mia! Mbappellottin! Mamma mia, Mbappellottin! Mbappellottin! Ci sono cose come questa che fanno perdere la testa, che fanno perdere la testa per farti perdere, non perdere la testa, perdere la testa. Al volo Witzel. Deve arrivare il gol del Dortmund, non è possibile, non vivranno senza il gol. Bello Mbappé, questo mi è piaciuto. Finta di Neymar, prova ad ubriacare il difensore, ma non ci riesce neanche un po'. Lo so, no, pensavo stesse entrando. Oddio. Mamma mia, poteva sfruttarla meglio la Di Maria, non è zia. Oddio! Neymar! Mamma mia, un passo dal gol Neymar! A un passo proprio, un passo proprio, un passo proprio era questo, un passo. Ed è palla per il PSG. Sbaglia. Oddio. Per fortuna c'è Maestro Areola che salva tutto. Stacco di Witzel. Ed è un gol fantastico. Al volo. Il fratello di Hazard e le speranze del Paris Saint-Germain si spengono su quel tocco maledetto di palla per l'uscita di Areola. E ormai adesso il Dortmund farà gioco su spettacolo. Oh, basta! Sancho, porta vuota. Thiago Silva gioca un po' con la palla. Mbappellottin, anzi no, Piszczek. Triangolo con Piszczek. La può mettere al centro Piszczek.
Palla allontanata. Verratti. Verratti sbaglia. Ma che novità? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che novità questa qua? No! Mai una volta, no? Mai una gioia. Oddio! Ed è calcio d'angolo. No, non abbiamo battitori. No! Un passo! Un passo! Era proprio un passo, rivediamolo. Rivediamolo, Fabio. Stacco di testa di Cavani. A un passo dal gol. E purtroppo su questa rimessa, dal fondo, che sarà sicuramente lunga, invece no. Finirà la partita. E finirà anche il video. Una vittoria. Una sconfitta. Per me non va così male. Quindi ci salutiamo. Mi raccomando. Sempre forza Milan. Sempre forza FIFA. Sempre forza PES. Sempre forza videojuegos. Sempre forza tutto quello che non vada contro di me. Ora. Voilà.